Nel corso dei secoli, cristiani e cristiane appartenenti a chiese e confessioni cristiane diverse si sono domandate spesso come poter dare un proprio contributo per rimuovere quelle divisioni che erano scandalo e che indebolivano la Chiesa nella propria missione. Tante sono state le soluzioni proposte e in molti casi il ricorso alla preghiera sembrava la strada privilegiata per aiutare i cristiani e le cristiane a scoprire come vivere insieme la fede di Cristo. Nel corso del XX secolo si è venuta così rafforzando questa che era un'istanza già presente in ambienti e in secoli diversi, si è venuta rafforzando nella prospettiva di proporre spesso dei percorsi di conversione personali come strade privilegiate per vivere l'unità nella diversità. In Italia queste strade sono state coltivate e battute da uomini e donne. Tra queste spicca la figura di Maria Gabriella Sagheddo, una giovane donna nata in Sardegna con una infanzia profondamente segnata dalla perdita del padre e da una parte dei suoi eh, fratelli, come di molti altri del suo piccolo paese d'Orgali dove era nata, a causa della spagnola questa terribile febbre che miette milioni di vittime in Europa all'indomani della conclusione della Prima Guerra Mondiale. Un'infanzia vivace, un'infanzia che nei ricordi che le persone che avevano conosciuto la giovane Maria Gabriella Saggeddu davano l'indicazione di una donna che viveva nel suo tempo, una ragazza che viveva nel suo tempo, senza una particolare attenzione alla fede. Ma ben presto... Già nell'adolescenza venne sviluppandosi in lei, come in altre eh, figure femminili del suo paese, della sua zona, una vocazione del tutto particolare, quella che doveva condurla molto giovane a entrare nella trappa di Grotta Ferrata. Maria Gabriella Saggeddu percorse nella sua breve vita, morì nel 1939 nella sua vita, nella sua breve vita percorse quella strada che doveva farne di lei un modello della spiritualità ecumenica. Infatti decise di dedicare la sua vita, tanto più quando comparvero in lei i primi segni che dovevano condurla alla morte, di dedicare la sua vita interamente all'unità della Chiesa. In questa scelta, allora come per tanti anni, si disse, avevano pesato dei fattori diversi ma tutti riconducibili a una spiritualità monastica che andava appunto nella direzione di scegliere la strada della preghiera, del consacrare la propria vita, di donare a Dio attraverso le sofferenze materiali e spirituali quella che era una scelta a favore dell'unità della Chiesa. La morte così eh, prematura di Maria Gabriella Saggeddu la consegnò alla memoria storica della trappa anche quando questa, da Ferrata, fu costretta a spostarsi a Vitorchiano. La consegnò alla memoria di quella comunità e di molti altri, grazie soprattutto all'opera di una delle sue consorelle che, pur non avendola conosciuta direttamente, ne aveva poi coltivata la memoria e fatta conoscere la straordinaria spiritualità. Madre Dore, che sarebbe stata poi lei stessa Fondatrice di un monastero di clausura secondo la regola benedettina in Sardegna, nello stesso paese dove era nata poi Maria Gabriella Saggeddu, alimentò quindi la memoria di Maria Gabriella Saggeddu, la sua scelta e rafforzò quell'idea che anche le donne, soprattutto le donne, dovevano dedicare la loro vita alla preghiera, una preghiera quotidiana e intensa per l'unità della Chiesa anche le donne, nel senso che il contributo femminile al movimento ecumenico contemporaneo è stato sicuramente un elemento fondamentale, peculiare, che ancora attende di essere ricostruito e conosciuto in quei tanti passaggi che hanno consentito al movimento ecumenico contemporaneo non solo di crescere, ma di radicarsi nelle comunità e cambiare la vita di tanti uomini e di tante donne. Nel corso degli anni la fama di santità che aveva accompagnato nell'immediatezza della sua scomparsa Maria Gabriella Saggeddu divenne oggetto di venerazione e di riflessione da parte della Chiesa e sotto il pontificato di Giovanni Paolo II così attento al rinnovamento della Chiesa anche nella prospettiva e soprattutto con il contributo di una rinnovata attenzione al dialogo ecumenico, la figura di Maria Gabriella Sagheddo venne poi innalzata agli altari. Infatti il 25 gennaio del 1983 Giovanni Paolo II la dichiarò beata. Nel corso degli anni, anche grazie all'attenzione che la Chiesa, pensiamo al fatto che Solo per fare un esempio, che Giovanni Paolo II la citò esplicitamente nell'Utunum Sint, la figura e l'opera di Maria Gabriella Saggeddu, proprio per questa attenzione sempre crescente nei suoi confronti, nel corso degli anni si sono sviluppate nuove e interessanti ricerche che hanno mostrato come Maria Gabriella Saggeddu e più in generale l'ambiente della trappa di Grotta Ferrata nella quale ella maturò e visse questa esperienza ecumenica, doveva essere collocata in un orizzonte ben più vasto per i rapporti epistolari che quella comunità con, conteneva con dei personaggi di primo piano del mondo cattolico negli stessi anni, siamo negli anni 30, avevano promosso un ripensamento, non radicale ma profondo, del cammino. Della Chiesa Cattolica verso l'unità visibile della Chiesa, cioè un cammino fatto di preghiera e conversione del cuore, un cammino che di lì a pochi anni avrebbe dato dei frutti concreti e duraturi nel Concilio Vaticano II, indicando così come dice il decreto Unitatis reintegratio, proprio nella conversione del cuore ogni giorno e che coinvolga uomini e donne nelle comunità, uno degli elementi centrali e rinunciabili per la costruzione dell'unità visibile della Chiesa.